Buon pomeriggio a tutti, è per me un grande piacere poter essere con voi oggi, nel momento in cui si inaugura formalmente un trasferimento che è già avvenuto nel corso dei mesi scorsi, nelle settimane scorse. Ed è come se noi raccontassimo tante storie in una. Ci sono storie diverse. C'è la storia dei nomi che abbiamo visto nelle sale. C'è la storia di un posto bello, significativo. Posto che la cura di amministratori locali e la tenacia di investitori multinazionali hanno deciso di trasformare in un posto dove mantenere, per quanto possibile, magari per il futuro, creare ulteriormente posti di lavoro. Sono tante storie in una, tante storie in una storia, nella storia di questi immobili. Guardate i nomi, io sono passato al volo, siamo passati, in, alcuni edifici, il building. Antonio Meucci, un grande, uno che ha inventato il telefono, poi però per mille motivi non me ne vogliono gli amici di Alcatel che hanno i Bell Labs, quindi sono sicuramente sostenitori di Bell, però Antonio, il vero inventore del telefono era stato Meucci, non soltanto perché lo aveva fatto a Firenze, che sono particolari non secondari nella logica della globalizzazione, però quella è il racconto di una occasione perduta. Il telefono inventato al Teatro della Pergola, il telefono brevettato, poi la mancanza di soldi in America tra il 1871 e il 1876. Meucci perde la titolarità del telefono, arriva Bell e ci vorrà qualche decennio, sarà nel 2002 che il Congresso degli Stati Uniti arriverà a riconoscere che, beh, sì, non era stato Bell, era stato Meucci a inventare il telefono. Nel frattempo Meucci era morto povero. Una storia quindi che è meravigliosa e triste. E poi davanti, il building di Guglielmo Marconi, o meglio la sala davanti. E poi sopra accanto quello di Leonardo da Vinci. Cosa dicono queste cose? Dicono che la storia italiana è piena di gente che ha innovato, che è stata curiosa. Lo dico ai ragazzi più giovani, ai ragazzi delle scuole. Voi avete nel vostro DNA il frutto di secoli di capacità di innovare, di essere curiosi, di andare a scoprire, a ricercare. Anche questa è una storia che si lega alle storie di questo immobile. Si lega a questo immobile ciò che ci è stato fatto vedere dal team della ricerca, 400 persone che lavorano in questo settore. Quattro parole d'ordine: velocità, fiducia. Ora me la ricordo la terza, la quarta è accountability, che come tale non si trova. Semplicità, chiedo scusa, quindi fiducia, velocità, semplicità e accountability. Voi direte cosa sono le parole d'ordine dell'Italia? No, sono le parole d'ordine del team di ricerca di Alcatel-Lucent qui. Ma in realtà sono anche le parole che servono, per esempio, alla nostra burocrazia. Essere più capaci di rendersi conto di come sta cambiando il mondo, velocità. Essere più attenti e avere fiducia nel futuro del paese. Siamo pieni di gente che dice non ce la farete mai. Dice, vai, ora riparte con la storia del gufo. No, cambio, la storia del calabrone, cioè di una cosa che non dovrebbe stare in piedi, non dovrebbe volare, eppure vola e punge anche ogni tanto e fa anche male. Perché? Perché è capace comunque di vincere e di violare tutte le regole del pessimismo. E poi la semplicità, pensate a cos'è per un processo di ricerca la semplicità, la necessità di togliere tutto l'eccesso e quanto sia importante oggi nella vita quotidiana di chi fa politica e chi fa pubblica amministrazione, da questo punto di vista siamo colleghi, dover finalmente ridurre all'osso la semplicità, ma poi anche, diciamo così, rendere conto con l'accountability, essere capaci di riportare ciò che viene fatto e ciò che non viene fatto. Quindi in Alcatel-Lucent oggi c'è una storia che è una storia che comprende tante altre storie, la storia di questo luogo. Roberto Rampi, che avete mandato in Parlamento, avete fatto bene. Ha fatto il vice sindaco qui, ha lavorato insieme a Paolo che è il sindaco, i sindaci del territorio, mi ha raccontato mentre venivamo su, e devo dire ve l'aveva detto anche qualche mese fa, in un momento di maggiore difficoltà, la straordinarietà di questo posto. Questo è un luogo nel quale si può creare un pezzo di futuro, perché altrimenti noi siamo gente che si racconta soltanto come stavamo bene prima, si stava meglio quando si stava peggio, le frasi più assurde, le tiritere sui luoghi comuni. Questo è un luogo dove si può fare ricerca, innovazione, ma ci sono stati dei problemi? Sì, il mondo è pieno di luoghi dove ci sono stati problemi. Però
Quelli che sono capaci di rimettersi in gioco e ripartire vincono. Quelli che stanno nel piagnisteo generalizzato delle occasioni perdute non vanno da nessuna parte. Ovunque io vada, trovo persone che mi dicono: certo che se 20 anni fa avessimo fatto una cosa diversa, certo che sì, certo, certo. Se avessimo scommesso con più decisione sull'innovazione digitale prima, forse oggi staremmo meglio. Una frase banale, semplice. Se avessimo realizzato le infrastrutture necessarie 20 anni fa, oggi non avremmo bisogno di realizzarle. Ma dai, ma che frase intelligente. Se, il nostro tempo è adesso. Allora bisogna avere il coraggio, la forza, l'intelligenza e l'intuizione di provare a costruire oggi quello che serve. C'è un proverbio africano che dice: il miglior momento per piantare un albero era 20 anni fa. Il secondo miglior momento è adesso. È così. E da questo punto di vista c'è bisogno che i sindaci, gli amministratori non siano lasciati soli. Siano messi in condizione di dare risposte certe, perché per dare un permesso oggi è un'impresa, altro che semplicità o accountability o velocità, è un'impresa più unica che rara. Eppure qui è accaduto un fatto: si è scelto di realizzare un immobile, degli immobili, più immobili, che sono all'avanguardia anche dal punto di vista della tecnologia e della sostenibilità ambientale. Un luogo bello, il posto giusto, il posto nel quale essere se stessi. Si può fare in posti belli, spazio alle idee. Anche per questo io credo che l'Italia debba, lo diceva il presidente di Confindustria Digitale, nei prossimi anni essere capace di investire sull'agenda digitale, sull'infrastrutturazione tecnologica, sulla rete a banda larga, tutte cose di cui si parla da 20 anni, quando ancora magari non c'era la banda larga, prima si parlava semplicemente dell'innovazione. Io credo che noi dobbiamo smettere di parlarne, smettere di fare i convegni e iniziare a realizzare non tanto semplicemente le opere, ma centralizzare gli investimenti. Noi siamo pieni di ministeri che hanno la propria parte di spesa per l'innovazione, che viene spesa senza che lo sappia il ministero accanto, le regioni lo fanno senza che siano coinvolti gli enti centrali, ci sono le agenzie ad hoc che vengono create semplicemente per questo e poi non vanno avanti. C'è bisogno di semplificare, di avere un'unica regia e di avere dei tempi certi con una scansione temporale in cui si sa chi fa cosa e entro quando lo fa. Questa è l'agenda digitale, non c'è altro. Però mentre lo dico, voglio anche dire con molta franchezza che questo settore è il settore nel quale si creeranno i posti di lavoro per i prossimi decenni. O qui, o non dico da nessun'altra parte perché non è vero, ma se non li facciamo qui i posti di lavoro, noi non saremo credibili. Vale per l'Italia. L'Italia non è semplicemente un insieme di capolavori e di quadri, di statue e di paesaggio, di vino e di cibo, con tutto il rispetto per il nostro vino, il cibo, i quadri e tutto il resto. Ma l'Italia nel mondo, so che magari ci rimanete male perché non ve l'aspettate, lo dico ai ragazzi più giovani, non è conosciuta per questo, è conosciuta anche per questo. Ma la prima cosa che ti dicono è l'alta capacità degli innovatori, degli ingegneri, dei ricercatori, l'alta tecnologia. Quando tu vai a fare gli incontri internazionali, la prima cosa che ti segnalano è che tu sei un paese in cui i cervelli hanno realizzato delle opere straordinarie, anche perché erano in buona sintonia con le mani di chi quelle cose poi doveva realizzarle fisicamente. Questa è l'Italia nel mondo. Ed è un racconto che non è un racconto di ottimismo o di fiducia o di una sorta di autoconsolazione contro la flagellazione dei tempi duri che ci circondano. È un dato di fatto. Girate per il mondo e provate a dire cosa significa fare gli italiani. Significa fare cose di alto livello che non tutti sono capaci di fare. Noi dobbiamo restare lì, che poi l'azienda sia francese, inglese, americana, cinese, brasiliana, non è importante qual è il passaporto del presidente del consiglio di amministrazione. È importante che in questa terra il posto, quello giusto nel quale essere, sia un posto nel quale fioriscono le idee e si fanno crescere. Questo è lo spirito italiano che
che ci ha fatto grandi nel corso degli anni. Allora, i dati di oggi, i dati dell'OCSE che dicono che l'Eurozona è il problema della mancanza di crescita dell'economia mondiale, sono molto tristi da un lato e, lasciatemela dire, incoraggianti dall'altro. Incoraggianti, sì. Perché dimostrano che se l'Eurozona cambia, può tornare a crescere anche l'economia mondiale. Ma come può cambiare l'Eurozona se non investendo sull'innovazione, sul talento, sulla capacità di investire sulla ricerca, sui prodotti di altissima qualità? Ecco perché noi oggi in Italia stiamo combattendo una battaglia perché l'Europa cambi. Noi non abbiamo voglia di fare le polemiche con i vertici europei. Noi non stiamo lamentandoci di ciò che accade a Bruxelles. Io ad esempio non ho mai detto che a Bruxelles la Commissione è un covo di burocrati. Però ora che l'hanno detto loro, mi fa quasi pensare l'idea, perché se la Commissione vuole non essere il luogo della burocrazia, bene, ce l'ha un'occasione di dimostrarlo concretamente. Liberi le risorse per l'innovazione, la tecnologia, la banda larga, i prodotti di alta qualità tecnologica, le liberi dal computo del patto di stabilità. Consenta di investire, se davvero vogliono essere quelli che non si chiudono nel recinto dorato della burocrazia, abbiano il coraggio di dire che tutto ciò che viene investito per creare skills professionalmente rilevanti, tutto ciò che viene investito per creare reti di nuova generazione, tutto ciò che viene investito per creare prodotti tecnologici di altissimo livello, tutto questo venga tolto dalle catene del patto di stabilità e dimostriamo che allora l'Eurozona può tornare a crescere, dimostriamo che le aziende che fanno investimenti e innovazione, che hanno una terribile concorrenza in Cina come negli Stati Uniti, vengono aiutate a produrre posti di lavoro, a creare ricchezza, a creare idee, non necessariamente, ragazze e ragazzi, a tenervi qui in Italia. Io non sarò mai uno di quelli che dice voi dovete restare chiusi in Italia, non dovete fare i cervelli all'estero. Ora, con l'espressione cervelli all'estero si interpreta anche uno che basta che superi il confine e diventa cervello all'estero. Non è così, nel senso che è normale che si possa andare a far crescere i propri sogni anche lontano da casa. Uno si va a fare l'Erasmus, uno va a fare 3 anni in un'università altrove, va a fare un'esperienza di lavoro all'estero, è molto bello questo. Ma la cosa fondamentale è che chi ha voglia di tornare, possa tornare. Questa è la cifra di distinzione. Io non voglio dire rinchiudetevi nei vostri confini e nelle vostre frontiere, anzi allargate le frontiere, abbattetele. Ragazzi e ragazze delle scuole, non vi fidate di quelli che vi dicono che l'Italia è un insieme in scala di grigio di problemi. Abbiamo un sacco di problemi, sì, e di fronte ai problemi uno si rimbocca le maniche e li risolve. Non sta a lamentarsi e a piangere. Però voi siete coloro i quali hanno la più grande opportunità. Avete la possibilità di mantenere viva quella tradizione di innovazione, ricerca, talento. Avete la possibilità di dimostrare che vi conquistate il diritto a essere eredi di Leonardo da Vinci, di Antonio Meucci, di Guglielmo Marconi e di tutti gli altri. Come? Studiando, mettendovi in gioco, ricercando, gustandovi la curiosità e non accontentandovi mai di quello che vi raccontano. Quando vi diranno che non c'è spazio per il futuro del paese, non credetemi, vi stanno cercando di portare via il futuro. Ma certo è che da parte nostra è arrivato il momento di smettere di rinviare i problemi, se vogliamo essere credibili agli occhi di questi ragazzi. E allora, oggi noi sì, inauguriamo 5 building, 28.000 metri quadri, efficienza energetica più che zero, come si chiama? Questo è il 7° in Europa. LEED Platinum. No, siamo al Platinum, cioè una roba che siamo alta classe, siamo al Platinum. Però il vero elemento di efficienza non sarà quella energetica e di sostenibilità, sarà la capacità dell'efficienza da parte del paese di smettere di piangersi addosso e di provare a investire sul futuro. Questo non nasconde i problemi, che sono tanti e che vanno risolti, ma consente di affrontarli con la determinazione di chi sa che la pagina più bella per il futuro del nostro paese è ancora da scrivere e possiamo scriverla insieme.
In bocca al lupo per la vostra attività.